Beh, significa intanto avere la possibilità di dare il benvenuto ad una persona che, oltre ad aver raggiunto straordinari successi sportivi, si sta impegnando molto a sostegno con la sua fondazione, a sostegno dei giovani, a sostegno della loro formazione, che per noi è molto importante, e soprattutto al sostegno del loro sviluppo come persone. E questo è anche uno degli obiettivi dell'università, che va al di là della semplice formazione disciplinare, ma ci impegniamo per fornire ai nostri studenti opportunità di crescita personale attraverso le cosiddette competenze trasversali, le soft skills, cercando di raggiungere l'obiettivo finale, che è non soltanto quello di far uscire dall'università dei bravi scienziati o dei bravi studiosi, ma di far uscire dall'università delle persone che si sono formate e che hanno rafforzato la loro personalità. Sono stato chiamato qua per raccontare un po' quella che è la mia vita, per raccontare quali sono gli obiettivi della fondazione della quale sono presidente, appunto come diceva il rettore prima, cercare di dare uno spunto a degli studenti per quello che sono i vari settori della vita, no? Qui siamo all'interno di un ateneo importantissimo, però parallelamente io ho vissuto e sono cresciuto all'interno di uno spogliatoio, all'interno di un mondo come quello del calcio, che spesso è indicato come cattivo educatore, e io invece penso che all'interno invece di uno spogliatoio, all'interno di una società, si possono trovare che ti aiutano a crescere, che ti aiutano a migliorare, che ti aiutano a diventare uomo. Quello della politica è stata un'esperienza meravigliosa, è stata un'esperienza che mi ha permesso di conoscere tante cose, di avere un contatto diretto con le persone, di andare a sentire quali sono le problematiche e cercare di portare il contributo di una persona, diciamo, non politica, no, che potesse essere di aiuto alla cittadinanza. Però ho chiuso, ho completato il mio percorso, ho fatto 5 anni consigliere comunale perché appunto sono stato sconfitto al ballottaggio da Renzi, ho fatto quello che dovevo fare e dopo però io devo continuare la mia vita è sempre stata legata al mondo dello sport, ma soprattutto al mondo del calcio, al mondo della solidarietà. Già da sportivo, quando giocavo a calcio, mi regalavo una settimana all'anno da dedicare a chi aveva bisogno, e penso di questo è stato diciamo, il prosieguo. Uno smette di giocare, non è che si deve inventare niente, deve continuare su quello che sono i propri principi, quello che è il suo modo di vivere, il suo modo di essere. Perciò, che cosa voglio insegnare? No, niente, niente. Io non ho la pretesa di insegnare niente, dico soltanto che sono stato un uomo fortunato, ho avuto tutto quello che una persona poteva avere dalla vita, ho avuto una bellissima famiglia, ho una bellissima famiglia, ho avuto una bellissima carriera, però questo non mi ha allontanato dalle persone normali, dalle persone comuni. Qualche volta sì, qualche volta no. Come nella vita di tutti i giorni, no? Anche per strada si trovano degli esempi positivi e degli esempi negativi. È vero che il calcio ha una risonanza straordinaria e magari si ha più l'opportunità di poter seguire l'esempio buono e l'esempio meno buono. Io credo che il messaggio che mi sento di dover dare a tutti i ragazzi è quella di non farsi rubare il proprio talento e di non farsi rubare il proprio futuro, del fatto del così fan tutti, ma e seguire esempi che prendono scorciatoie pur di arrivare a un obiettivo. Io credo che la vita ti debba regalare le soddisfazioni che uno piano piano, giorno dopo giorno, va costruendosi e va focalizzando come possa essere il suo obiettivo finale. Questo deve essere il messaggio. Io non ho mai cercato scorciatoie, non ho mai tradito le persone che hanno avuto fiducia in me, per cui credo che, ecco, questo, se devo essere un esempio, voglio essere per questo. La Telgard è un bel evento organizzato dalla banca Fideura, Private Bank, e siamo insieme al dottor Alessandro Giorgi, che è il Regional Manager. Allora, a questo punto il titolo di questo evento è Finanza, Realtà o Illusione? Molto divertente, anche perché parlare di realtà o illusione e parlare poi di denaro mi sembra sia un accostamento difficilissimo. Allora,
Grande Alessandro, raccontaci un po' come è venuta questa idea e cosa accadrà oggi pomeriggio qua all'interno dell'Hotel Garden di Siena. Dal tuo sorriso non mi hai tranquillizzato molto a parlare di finanza, realtà o illusione. È una cosa sicuramente coraggiosa e vogliamo toccare degli argomenti estremamente delicati con un'organizzazione di un formacolo, no? Come hai visto, l'abbiamo chiamato fra una forma e uno spettacolo. Questo formacolo vuol cercare di trasmettere dei concetti estremamente importanti, delicati e utili, molto utili, però con un format di spettacolo, insieme ad un illusionista, insieme a me e soprattutto insieme al professor Ruggero Bertelli, professore di economia. Per cui ovviamente l'università, la scienza, lo spettacolo e te il padrone di casa. Eh sì, io il padrone di casa, ma soprattutto io rappresento un gruppo di consulenti che ha un'esperienza pluriennale, come ben sai perché l'anno scorso sei stato invitato, Fideuram ha compiuto i suoi primi 50 anni, i nostri consulenti hanno un'esperienza pluriennale, ma fortunatamente i nostri consulenti parlano con i clienti un linguaggio chiaro, ossia nessuno di noi si vende come, passatemi il termine, scienziato della finanza. I rendimenti nel mercato li fa appunto il mercato. Noi possiamo solamente tutelare, possiamo aiutare, possiamo tradurre un linguaggio magari più complesso ai più e il nostro lavoro è quello di una consulenza fiscale, patrimoniale e finanziaria. Ecco, che cosa è cambiato da quando i denari venivano tenuti sotto il materasso, sotto il mattone, a oggi? È cambiato molto, Franco, perché come hai visto nel mio intervento iniziale il mondo sta cambiando a una velocità vertiginosa. Ho fatto vedere Singapore com'era nel 2000 e a distanza di 19 anni è una realtà irriconoscibile. Fotografata dallo stesso fotografo, dalla stessa prospettiva, si vedevano degli spazi esagerati di verde quando oggi il verde non lo trovi neppure in un vaso. Il problema qua è che i prossimi 50 anni viene previsto una velocità di cambiamento superiore ai 500 anni passati, quindi noi stessi dobbiamo essere pronti ad essere sempre e comunque sulla breccia e poter aiutare e supportare i nostri clienti e i potenziali futuri nel migliore dei modi. Per cui praticamente il promotore finanziario sta diventando una persona di riferimento, dove è un po' una guida, se vogliamo. Bravo, hai scelto una guida e uno psicologo, in quanto non conoscendo abbiamo paura e non sempre siamo giustificati ad aver paura, perché le paure si hanno di regola su ciò che non conosciamo. Pertanto noi cerchiamo di diffondere un percorso educazionale di cultura finanziaria per far sì che un mix fantastico creato da una banca di investimenti così solida come Banca Fideuram. Banca Fideuram, apro un piccolo inciso, è la prima banca del segmento private in Italia e una delle prime 5 in Europa. Un consulente con esperienza pluriennale e anche un'elevazione di cultura finanziaria del cliente. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che uno, se ha paura, ha ragione di averla, ma non ha ragione di avere paura quando non ce n'è bisogno. Che possiamo dire? Togliete i soldi da sotto il materasso e affidatevi. Sì, oggi come oggi credo che tenerli sotto il materasso, per ciò che leggiamo quotidianamente sui giornali, sia un rischio, forse molto di più dei mercati azionari. Io credo che non tutti pensano che la corruzione sia un problema in questo paese, non, diciamo, c'è da parte di una parte significativa della classe dirigente del paese l'idea di sottovalutarla, soprattutto partendo dai numeri che sono i numeri giudiziari. Se andiamo a vedere i numeri giudiziari, qualcuno può dire tutto sommato la corruzione non è un problema vero in questo paese. Non siamo a Tangentopoli, soprattutto se guardiamo i numeri secchi, ci sono negli ultimi anni poco più di 200 condanne per corruzione l'anno, e allora qualcuno dice non è un problema del paese, ovviamente non è assolutamente corretto. Non sono in grado di fare valutazioni di questo tipo, io credo che sia un problema che riguarda tutta l'Italia,
ovviamente riguarda tutta l'Italia in modo diversificato, in modo diciamo diverso, però riguarda tutta l'Italia. Riguarda tutta l'Italia e soprattutto diciamo non esistono zone nelle quali si può dire che esiste corruption free. Però ovviamente non, ci sono realtà nelle quali sono più alti gli anticorpi rispetto a realtà in cui gli anticorpi sono più bassi. E Siena che in realtà è? Questo non sono in grado di dirglielo, né tantomeno diciamo, sarebbe corretto fare un discorso di questo tipo. Noi siamo intervenuti però a seguito di indagini della Procura della Repubblica di Firenze. Siamo intervenuti col commissariamento di Sei Toscane, di cui ho dato atto al prefetto che ha fatto a mio modo di vedere un ottimo lavoro. Sarebbe interessante poter capire tutte le problematiche che abbiamo trovato all'interno di Sei Toscana e come poi quelle problematiche, ecco, per tornare al punto di partenza, tutto sommato poi giustificavano le vicende corruttive, cioè non è vero che la corruzione genera come un fungo, la corruzione genera nei contesti in cui è molto più facile che genera. Ma io credo che si fosse conclusa un'esperienza, io comunque avrei dovuto lasciare d'aprile 2020, ho preferito rientrare prima in magistratura, il contesto generale a mio modo di vedere era cambiato, era giusto per me tornare al più presto a fare il magistrato.